bel sito. Ancora Ciappa, parte il tiro, la risposta con i piedi, ottima Arnon, possibilità di tiro, la grande risposta sul primo palo. Minuto di gioco in questo secondo tempo, ancora il tentativo. Subito Wilde pericoloso, allontana Martino e poi Wilde viene fermato, ma resta viva l'azione con Guti. E riapre sulla sinistra per Calderolli, Guti lo ferma regolarmente, attenzione a Guti che va via sulla destra, Guti in mezzo, Wilde, Martino! Grande intervento dell'estremo difensore del Polistena che salva il parziale. Pallone ancora tra i piedi dei padroni di casa, Joao Salla, Diaz, pressing altissimo del Polistena, ma si libera bene il Ciampino Aniene con Joao Salla che prova lo scavetto. Pina ancora Divanei. Con calma il Ciampino Aniene, rischia qualcosa però Divanei, allora Bukovec allarga il gioco per la conclusione tentata da Rikiki che trova l'opposizione di Casassa. Allora Raubo si gira, tanto spazio per lui, lascia la sfera per la conclusione di Divanei. Ancora una volta Martino si fa trovare presente. Pina, ancora Joao Salla, vede libero sulla destra Divanei al volo, Martino allontana con calma il Ciampino Aniene. Pina poi lancia a lungo dove trova Raubo che si sgancia, ancora il numero 7, la lascia lì indietro dove arriva Divanei, Martino non è perfetto, palla in calcio d'angolo. Martino che va a fare ancora il quinto di movimento oltre la linea di centrocampo. Urio prova il destro, Casassa vola, la mette in calcio d'angolo. 3-1 per il Polistena, Maluco si gira, Casassa. Alza la palla stazione per il destro di Santos, incrociato. Primo grande intervento di Dalcin. Palla alzata per Santos, tocco di Romano all'indietro, Perrucci con il destro. Ancora un grande intervento di Dalcin. Palla profonda però Itomeia che va con la testa. Bravissimo ancora Dalcin a dire di no. Weber alza la palla, Mohamed di testa, Braga addosso a Dalcin. Tipo ancora Mohamed, cerca un varco, va sul mancino sinistro di Mohamed, ancora una volta si distende dal Cin. Romano invece va da Luizinho, palla intercettata da Cesarone, 2 contro 1, c'è Santos dall'altra parte, Santos destro incrociato, ancora una volta super dal Cin, palla ancora per Santos che cerca lo specchio, ancora dal Cin, poi pesca con la testa, l'appoggia al suo portiere, totalmente ad accompagnare l'azione, subito la gran giocata, Braga stampa la palla sul palo dopo il grande intervento di dal Cin su Pulvirenti. 20 secondi al termine, corre Tomeia, tira in diagonale, ancora Dalcini che vuole tenere la porta inviolata. Di gambe perché ci sono stati diversi cambi da parte di mister Palucci. Ora il pallone va da Cuzzolino, finta, numero! Murilo, ancora il 18. Fra le linee di prima, pallone forte, respinge Spindola, buona azione. Cercano spazio per calciare, loro due, poi gran palla di Salas per Tony Dandel. Io non so con che occhio l'ha vista. Dell'Ital Service. Pescara non sta mollando. Attenzione, grande assist, Bolo, che azione del Pesaro, poi Bolo calcia addosso a Mammarella. Finta il lancio, Taborda aveva preso i metri su lui. Rischia qua il Pesaro, attenzione, doppia chance per il Pescara. Ora Gui apre per André Ferreira, pallone di ritorno, chiude Bolo, ancora Eric sinistro, para e Spindola. Sbaglia il controllo qua Ferreira, poi Bolo trova un angolo di tiro molto complicato. Ora Salas prova l'imbucata, perde il pallone, attenzione, 2 contro 1. Murilo, la finta, Murilo, tocco sotto e Spindola. Lotta Cussolino, recupera il pallone Borruto. Le sue finte, il sinistro, miracolo di Mammarella. Ancora una chance e Spindola. Grande risposta Misaella, ma deve accorciare i tempi la squadra di Palucci se vuole riaprirla. Pallone forte sul secondo palo, chiude e Spindola a gestire il pallone guadagnando metri. Tres aggira Leandrigno, va da Thiago Grippi, Moretti monumentale. Questa è paratina, paratina simpatica. Prova a sfondare l'Olympus, occhio alla ripartenza da parte del Manfredonia con il destro da parte di Bouta Bosi e qui Vitruano Drugstore vicino al pareggio, ancora a disorientare con le finte di corpo Boaventura, posizione di sparo Ducci a calare giù la saracinesca a 39 secondi dalla conclusione della partita.
quale sarà la soluzione adottata dagli azzurri. Il blocco con il sinistro di Turmena, campione del mondo, campione d'Europa col Portogallo. Qualità in tutto quello che fa Turmena dentro, attenzione! Infatti lo fa, ma questa volta rischia e perde la palla. Dal Cin, lo scarico per Riccia, la conclusione, Gagno! Fernandinho lo ha beffato con lo scavetto e si è adesso con Fortino che calcia ancora. Richard la controlla, scivola Grasso, poi ancora Richard, calcia, Gagno c'è! Ugrani. Dentro per Alex, il tocco sotto! Con la parata di Gagno, poi Alex in corsa di Coelho. L'appoggio per Turmena, calcia, Thiago Perez si oppone. Ancora Fortino. Sinistro, Thiago Perez, poi Arillo non ci arriva. Fortino avanza, Fortino, Fortino ancora, Fortino! Palo! Di Fortino si salva Thiago Perez, la palla recuperata da Grasso, calcia, Thiago Perez c'è, però giro calcia, fermato! A Sandro Abate che adesso ancora ci prova con Richard, Gagno si oppone. Ancora per Dal Cin che carica il destro, Gagno sul palo di competenza, che cosa aveva inventato Dal Cin. Fortino, Arillo, Turmena, destro, Thiago Perez.